Continua la grande fotografia a Trani con Giuseppe Cavalli, il caposcuola dell'Aichi italiano, un pugliese doc. Certo, dopo Tina Modotti e Letizia Battaglia, qui a Palazzo Beltrani, un altro straordinario rappresentante di questo tipo di arte, la fotografia. Un bianco-nero di Giuseppe Cavalli che esprime una luce sorprendente, la luce della pietra della Puglia, la luce che emanano anche le pietre dei nostri monumenti del centro storico e non soltanto. Quindi a Palazzo Beltrani un altro appuntamento importante per una forma d'arte e che trova sempre più appassionati. È il primo appuntamento della stagione artistica di Palazzo Beltrani e fino al 31 maggio sta già richiamando parecchie prenotazioni di appassionati e non per vedere appunto dal vivo le immagini di Giuseppe Cavalli, un pugliese di Lucera che esprime quest'arte in maniera straordinaria. Lucia De Mari, assessore alle culture del Comune di Trani.